Buon sud a tutti e ben ritrovati con una nuova puntata di Gente da Sud. Siamo quasi pronti per scoprire chi sarà l'ospite di oggi che sarà qui con me per una chiacchierata. Vi posso dire, e speriamo, che sarà una puntata divertentissima. Sigla, sta per iniziare Gente da Sud. Ospite di oggi, che ha squarciato la rete ed è qui con me, Giacomo Battaglia, attore. Attore, ormai giusto, a 50 anni è giusto dire attore, no? Però tu hai fatto tantissime cose, che adesso ci racconterai. Assolutamente, buon sud, posso dire pure buon sud? Sì, è bellissima questa cosa, buon sud a tutti, mi è piaciuta questa cosa, buon sud. È un nostro slogan coniato da un nostro collaboratore e anche sì, fondatore della televisione, Michel Dessy, che la sua prima trasmissione ha detto buon sud a tutti. E abbiamo tolto buongiorno e buonasera e abbiamo messo buon sud. Intanto grazie Giacomo per essere qui. Grazie a voi. Nella nostra televisione, nella mia trasmissione. È un piacere perché tu, insomma, sei un'istituzione della televisione. Io la faccio da poco, ma tu, appunto, hai 50 anni e l'hai fatta almeno per quanti? 25, 30? 25, sì, diciamo 22 di bagaglino. 22 e poi di bagaglino. 25. Adesso ne parleremo. 25. Ci sono tante cose da parlare con te. Allora, iniziamo subito. Tu un giorno sali sul palcoscenico. Sì. E senti la chiamata. Diciamo che io ho cominciato a fare le imitazioni, mi piaceva molto fare le imitazioni a scuola. In verità sul palcoscenico sono salito a 8 anni per fare Gente in Aspromonte di Corrado Alvaro per la regia di Zolea. E questa cosa poi nel tempo si è ripetuta, cioè mi piaceva molto risalire sul palco. Questo fu un debutto pazzesco al Cilea di Reggio Calabria, 2 repliche. E forse fu la prima volta che sentì questa grande voglia del palco e del pubblico. Poi andando avanti col tempo ho cominciato a fare le imitazioni, come si faceva chiaramente a scuola, imitavi i compagni, imitavi i professori, e poi ho iniziato a imitare invece i comici del mio periodo, Franco Franchi, poi Massimo Troisi, Bombolo, Aldo Fabrizi, e per gioco lo facevo con gli amici nella comitiva. Capitò un giorno che ci invitarono a fare uno spettacolo a Reggio Calabria, a Lido Caponera, perché una serata estiva, ma tanto per andare a cantare, perché con gli amici cantavamo. Perché tu sei reggino. Reggino puro sangue di Reggio Calabria. Okay. Mio padre di Reggio Calabria, mia madre di Lubrichi, frazione di Santa Cristina d'Aspromonte. E sono cittadino onorario di Santa Cristina, grazie a mia madre, da pochissimo, dal 13 di agosto. E andammo a fare un po' di baldoria in questo Lido. Allora i miei amici mi dissero, vabbè, noi cantiamo, tu perché non ti metti a fare un po' di imitazioni? E così fu, cioè cominciai a fare delle imitazioni, c'era il pubblico, le imitazioni furono gradite e fu così che il presentatore, a distanza di quasi 4 mesi, 5 mesi, mi incontrò prima di Capodanno e mi disse: sono il presentatore di quella famosa serata dove tu hai fatto l'imitatore, ma verresti a lavorare a Capodanno? Ho detto: a fare che cosa? Le stesse cose che hai fatto. Ho detto: mai a Capodanno devo andare a ballare, ti pago. Ti pago, ne possiamo parlare, sì. Mi diede 50.000 lire di vecchie lire, lavorai a Capodanno al ristorante del Buon Ricordo a Reggio Calabria, il ristorante Conti. Andai insieme a lui, c'era un altro comico e abbiamo fatto la serata di Capodanno. E da lì poi cominciai un po' a mettere all'interno dello spettacolo, insieme alle imitazioni, anche dei testi. Cioè ogni personaggio diceva qualcosa, non era solo un'imitazione vocale. E da lì poi, diciamo, è cominciata l'attività. E poi raccontiamo tutto il resto. Tu hai detto, hai parlato del Teatro Cilea. Sì. Allora, siccome in questa intervista io vorrei parlare proprio di tutto. Sì. E non solo della tua professione di attore, perché è importantissima ed è stata tutta la tua vita ed è tuttora la tua vita, ma perché tu sei una persona molto attiva, anche diciamo nella politica della tua città, e non ti fa male vedere il Cilea chiuso o comunque a mezzo servizio? Mi fa malissimo, però sapevo che l'epilogo era questo, perché in tempi non sospetti dissi, cioè i tempi non sospetti sono quelli nei quali c'erano dei fondi destinati al Cilea, che l'attività era sbagliata in quel modo, perché bisognava fare il cartellone, ma era necessario destinare dei fondi, cioè quei fondi del Cilea, anche a delle produzioni locali. Per far cosa? Una produzione del Cilea che poi circuitava. C'erano gli scambi con gli altri teatri. Bologna andava a Reggio Calabria, Reggio Calabria a Bologna,
E soltanto grazie alle produzioni il teatro poteva continuare a vivere, perché le produzioni portavano altro denaro. Cioè, nel momento in cui quei fondi sono finiti, probabilmente con i soldi della produzione si poteva fare il cartellone, continuare a fare il cartellone, oppure entrare poi in quei finanziamenti ministeriali, perché si poteva nascere una compagnia, la compagnia del teatro Cilea, oppure diventare un teatro stabile come lo è Catania, come lo è Palermo, con grandi difficoltà anche loro, però continuano a vivere. Ti hanno mai chiesto di fare la direzione artistica del teatro Cilea? No, mai. Ti piacerebbe? Mai, assolutamente sì, cioè, sarei prontissimo. Da regino? Anche domani. Devo dire, c'era stato un incontro con i commissari, devo dire la verità, perché si cercava una soluzione. Però è chiaro, i commissari hanno fatto il loro lavoro, ma non erano il sindaco, ecco. Non c'era una figura potere che rimaneva per 5 anni, per cui probabilmente poi avevano anche altre cose da sistemare e sapevano che il loro mandato finiva lì. Però devo dire, ci eravamo incontrati per cercare una soluzione. Giacomo, qualche anno fa un nostro ministro dell'economia disse che con la cultura non si mangia. Tu sei un uomo di cultura, perché... Bisogna vedere che tipo di cultura intendeva. Io dico che con la cultura si mangia benissimo, anzi la cultura porta cultura e la cultura porta anche guadagno, se fatta in un certo modo. Bisogna vedere anche attorno ad una manifestazione, singola serata, che può essere in piazza o può essere in teatro, può mangiare il ristoratore, può mangiare l'albergatore, muovere l'economia anche grazie allo spettacolo. Non l'aveva capito, mi sa, che c'era un indotto. È difficile da spiegare questo. Che non era solo lo spettacolo in sé, assolutamente, ma era... cioè, quello che sta attorno allo spettacolo. Se parliamo del teatro, la maschera che accompagna le persone, la biglietteria, certo, insomma, tutto. Il paninaro fuori, come hai detto. C'è un mondo che gira. C'è un mondo che gira. Quindi con la cultura si mangia. Io dirò una come cosa forte adesso, perché vai. Io faccio uno spettacolo nelle chiese, nel periodo di Natale, nel periodo di Pasqua, una lettura scenica di favole e fiabe antiche insieme a Miseferi. Parleremo del tuo compagno storico di palcoscenico e mi racconterai un po' come vi siete conosciuti, però finisci questo e poi... Non mi era mai capitato di dover chiedere il permesso per fare una rappresentazione in una chiesa, cerco di sintetizzare. Non mi è stato dato il permesso l'ultima volta che l'ho fatto di far lavorare la ballerina, e poi era una figurazione scenica e oltretutto c'erano anche le riprese di Rai International per un programma legato proprio alla chiesa. Non era tanto il problema di non far andare in scena la ballerina, ma in quella giornata la ballerina non ha potuto lavorare, era questa la mia grande preoccupazione, cioè il divieto di far entrare in chiesa non la ballerina ma una figurazione scenica fa sì che in quella giornata quella persona che poteva lavorare non ha lavorato. È questo che non si capisce tante volte. Certo, se avessi fatto in chiesa un balletto da varietà lo potrei capire, certo, ma non era questo. Ho accettato. Ma è stato un divieto del parroco, del vescovo? Del vescovo. Ha vietato che entrasse una... Ma era nuda? No, assolutamente, era una figurazione. Oltretutto il Rai International mi aveva chiesto di fare le riprese proprio perché eravamo a Bova, il borgo storico. Bellissimo borgo. E c'è questa cattedrale antica. E mi era stata chiesta addirittura da Rai International la ripresa, Suor Miriam Castelli, che mi chiedeva di poter fare un servizio, che poi ha fatto bellissimo, proprio perché subito dopo l'Angelus del Papa, proprio perché la lettura scenica di favole e fiabe antiche e anche del Vangelo in chiesa è una novità, un modo anche diverso di poter fare come dire, Giacomo, lì che cosa hai pensato? Aggregazione. Che cosa hai pensato? Ho pensato che tante sconforto, volte sconforto, rabbia, mi sono arrabbiato, mi sono arrabbiato moltissimo, però ho capito pure che molto difficile spiegare, cioè non mi è stata data la possibilità di poter spiegare questa cosa, è stato un no e ci sono rimasto malissimo, ma torno a ripetere, non si è capito, oltre ad aver diciamo, come dire, non rovinato, però aver tolto allo spettacolo un bel momento. In quella giornata quella persona non ha lavorato. Non ha lavorato. Ecco che è lì che bisogna fermarsi un attimo, concentrarsi e cercare di capire cosa viene detto dall'altra parte. Se io dico figurazione scenica,
Figurazione vuol dire che a quel punto c'era un momento in quale entrava questa ballerina, che lo doveva fare con grande grazia, che guardava verso il cielo la resurrezione. E io non riesco a spiegare questo. Va bene, accettiamo, perché c'è qualcuno che deve sempre decidere per noi, ma quella ragazza quel giorno non ha lavorato e non ha avuto neanche la possibilità di fare il passaggio televisivo. Come vedi? Non l'ho mai raccontata sta cosa, perché la racconto a te non lo so. Perché come raccontano tutto? Non lo so perché. Sarà. Non lo so, perché però, vedono un ragazzo e allora si aprono un po' di più. Ma tu mi devi dire adesso, perché mi piace, perché sei come un gallo ruspante. E come gallo ruspante mi devi dire tutto. Come vedi la tua Reggio adesso? È addormentata. Come la bella addormentata. È detto bene, sì, è proprio la bella addormentata. Il problema è che non c'è nessun principe in questo momento che può arrivare a dare questo bacio per risvegliarla. E mi rendo conto che i cittadini sono un po' rassegnati. La situazione politica è di continue liti quotidiane tra chi governa e chi non governa. Sì, ho capito, però non sto vedendo in questo momento grossi cambiamenti, ma devo essere sincero, né da una parte né dall'altra. Sì, cioè, in generale. Sì, c'è chi governa in questo momento, ma non c'è neanche una opposizione che si oppone. Ma tu pensi su delle cose che sia addormentata la politica regina o no, i cittadini? Secondo me è addormentata la politica proprio in generale. Hanno perso. Stanno ormai pensando al futuro loro, dei loro figli, dei figli dei loro figli, eccetera, eccetera. Delle generazioni future, no? Assolutamente, ma per sistemare le loro famiglie. Beh, quello. Da che mondo è mondo, insomma. Da che mondo è, sì, ma adesso è più, non vedo nessuno impegnato veramente alla crescita della propria città, della propria regione. Che tra l'altro posso dire che è una città bellissima, ci ho fatto una trasmissione lì, più di una. Sto parlando in generale, scusa che ti interrompo. Sì, è un discorso italiano a 360 gradi. Questo è in generale dell'Italia. Delle cose Giacomo, pazzesche. Dobbiamo andare, devo interrompere perché dobbiamo andare un attimo in un piccolo break pubblicitario. Per fortuna siamo una rete commerciale. Abbiamo un po' di pubblicità, la dobbiamo mandare. E noi ci brecchiamo. E noi ci brecchiamo e poi ritorniamo a parlare sempre con Giacomo Battaglia. A tra poco. Sempre con Giacomo Battaglia, gente da Sud. Giacomo, ci siamo lasciati con la polemica, ma io ho detto, qui ho un attore comico, cabarettista, performer, tutto, mi deve far ridere, e invece abbiamo fatto la polemica, siamo andati nella polemica. Ma non la polemica, ridiamo no, anche della polemica. Mi piace questo, perché la gente deve conoscerti anche per quella persona pensante, no? Perché noi ti abbiamo visto sempre fare il burlone, no? Fare i tuoi monologhi con Gigi, le imitazioni e tutto quanto, però non abbiamo mai sentito dire qualcosa su te, la tua città, quello che pensi, e quindi mi piace che esca anche questa vena qui tua. Pensi sì, che no. Tu sia d'accordo? D'accordissimo, eh? Poi io amo la mia terra, per cui se ne parliamo ben venga. Ne parlo fuori, perché non parlarne adesso? Già, raccontiamola noi questa terra. Ma tu sei ritornato, in pianta stabile qui. Io giusto? Dal 2013, il 3 maggio del 2013 io ho preso questa decisione. Perché? Se tu vivevi a Roma, giustamente. Sì, vivevo a Roma dal 1990. Perché questa voglia di tornare, ma stare anche insieme al per amor di patria, alle nostre sei persone. Ritornato o per un avevi in tasca volevo star uno, bene io un progetto volevi star bene sì volevo star bene io e qui sto bene riesco a scrivere, riesco a incontrare anche gli amici e non solo i colleghi, senza nulla togliere ai colleghi, ma ho bisogno anche degli amici, cioè bisogno anche degli affetti, delle persone con le quali stai bene, e poi puoi preparare il tuo copione, puoi preparare i tuoi progetti e magari perché non farli partire dalla Calabria, come spesso accade. Poi a Roma si va, si fa il lavoro, quello che sia. Tu sei mancato quindi 13 anni dalla Calabria? No, di più. No, 90? Dal 90 fino al 2013. Ok. Il quindi 3 maggio del 2013 sono 2013, tornato. Quindi no, 23 anni. Eh sì. Adesso sbaglierò sicuramente i conti. E devo dire, quando torno a Roma per lavoro, torno più sereno, perché so che devo tornare. Devi tornare qua. Come l'hai trovata dopo 23 anni la Calabria, quando sei tornato? No, vabbè, ma ci venivo spesso. Ah, ci venivo non spesso. È che, no, ah, okay. Sì, assolutamente. Cioè, quindi non l'hai luglio, visto. Agosto qui, dicembre.
novembre, non puoi essere in un altro posto se non qua in Calabria. Beh, c'è un mare a fare le vacanze anche a dicembre, quelle di Natale. Assolutamente. Purtroppo il turismo è ancora poco, Giacomo, qui in Calabria. Come mai? Ma perché non la facciamo conoscere bene la Calabria? E questo è il grande problema. C'è tanta gente fuori che non la conosce, non sa che magari di fronte ci abbiamo Messina. Lo sappiamo noi, ma non siamo stati bravi nel tempo a farlo capire agli altri. Che se guarda l'orizzonte vedrà lo Stromboli, ma pure il cineturismo. Noi non sappiamo che dobbiamo usare il cinema per fare vedere questa terra bellissima. Io sono stato a Palizzi, che tu conosci molto bene. Certo. Abbiamo fatto una trasmissione lì a Palizzi. E so che tu, adesso parleremo anche del PIF, perché tu sei il direttore artistico, presentatore di questo festival, se non erro, come no. Giusto? E di cinema. Sì. E che è una città praticamente che si passa da 800 metri al sto mare. Bene, è bellissimo. Vediamo queste montagne e mare nello stesso paese. Cioè, per girare un attimo, tu devi girare una scena a mare e vai giù con la truppa, eccetera, eccetera. Ti fai le tue riprese, finisci, devi girare in montagna e ti fai un quarto d'ora di macchina, pure di meno. E sei in montagna. Siamo stati a Pietrapennata, che tra l'altro è un borgo bellissimo. Fantastico. Tra l'altro mi hanno raccontato perché è nato, facilmente intuibile, perché appunto con le invasioni saracene si spostavano nel posto più alto e quindi lì controllavano tutto. Perché si guardava. Dice che sta succedendo, non devo guardarmi qua. E tra l'altro mi hanno detto che lì si facevano i formaggi per il re di Napoli, quindi partivano di là e arrivavano al re di Napoli. Quindi è un borgo. E ancora sono buoni i formaggi di là. Che sono ancora buoni, ma hanno detto che adesso è disabitato, cioè ci sono 20 persone, sì, ho visto 20 pochissime persone certo. Tante case abbandonate, un borgo bellissimo tra l'altro, dove nella zona Ionica, che ne so, spesso... in Umbria, nelle Marche ci hanno fatto, in Toscana ci hanno fatto i borghi residenziali per i turisti, delle piccole cittadine turistiche, che potrebbero diventare... Potrebbe essere interessante, perché no? Da noi purtroppo si spostano sempre invece verso il mare, per cui... Però l'aria buona, l'aria fresca dell'Aspromonte, fantastica, non ha niente a che, cioè, a invidiare alle Alpi e agli Appennini, diciamo, alla montagna. Ha detto il presidente dell'ente parco Giuseppe Bombino, non fa più paura. È stata una cosa bellissima sentir dire questa cosa dal presidente. Cioè, l'Aspromonte lo dobbiamo vedere soprattutto così. Tra l'altro dà tante possibilità a giovani, ragazzi, anziani, anche per i percorsi naturalistici. Sì. Quindi va valorizzato l'Aspromonte. La settimana scorsa abbiamo fatto una lettura scenica di favole nel Bosco delle Fate a Gambari, sempre un progetto del Parco Nazionale d'Aspromonte, dove i turisti, o i turisti anche locali, hanno fatto un percorso con la guida per poi arrivare nel Bosco delle Fate, dove hanno trovato me e io, senza microfono, solo con un leggio davanti e in costume di scena, ho raccontato loro delle favole. Bellissime. Però la cosa bella è stato anche il percorso che loro hanno fatto, dove è stato spiegato perché quelle pietre stanno lì, chi passava da lì, i greci, i romani, proprio passando attraverso l'Aspromonte, e c'erano dei bambini, e la cosa bella, c'erano anche delle persone anche in età, che col loro bastoncino si sono rifatti il percorso. È stata una scena bellissima, cioè avevo messo di lato un tronco a leggio che mi serviva per spostarmi, è arrivata una nonnina stupenda, stanca, e si è seduta lì con bastoni, mi hanno guardato e detto non la toccate, lasciatela lì, vabbè, che è stupenda. Vabbè, che poi non tutti sanno che si può anche sciare sull'Aspromonte. Certo che si può sciare. E si vede il mare nel frattempo. Assolutamente. E molti non lo sanno, quindi una cosa, penso, diciamolo. Lo dobbiamo dire. Io non sono calabrese, sono pugliese, vivo a Roma, come hai vissuto tu, e quindi sto imparando a conoscere la Calabria, che ha dei posti meravigliosi. Tu sei pugliese e avete la Puglia Film Commission. Cioè abbiamo, che funziona abbastanza bene. Ma benissimo funziona. Funziona bene. Qui poi, purtroppo, non funziona più. Lo so. Poi ne parleremo. Ne parleremo con un altro ospite che ci sarà, che sarà Zinnato. Che, insomma, Il grande presidente Zinnato, che è stato il presidente onorario del PIF. Del PIF, è questo. E quindi siete tutti grande collega. Uomo di cultura. Assolutamente, infatti lo intervisterò, sarà qui dove ci sei tu adesso. Andiamo all'incontro che hai avuto, dove cambia un po' la tua vita, no? Con Pincitore.
Appingitore. Quando avviene, e raccontami questa parte, che credo sia stata la svolta, no? Sì, assolutamente. Allora, io e Miseferi stavamo tornando da uno spettacolo fatto in Sicilia, e allora tu a Messina, arrivando, potevi comprare la Gazzetta del Sud, già fresca, alle 4-5 del mattino, all'edicola che c'era lì al porto. Apriamo la Gazzetta del Sud, c'è un tagliandino dove ti annunciano questa trasmissione dal titolo Stasera mi butto, per imitatori. E puoi comprare il tagliandino e ti puoi iscrivere. Io e Miseferi immediatamente decidiamo di iscriverci a questo concorso per questa trasmissione su Rai 2 presentata da Gigi Sabbani. E che succede? Io vorrei guardare verso la telecamera, no, tu devi guardare, però è verso molto me. Bello, no? Sì, 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 ne stavo parlando. Parlare poi... con lui, no, perché è un guaio la telecamera. Noi attori siamo come totani, no? Appena vediamo la luce. La luce tu pensi, la vuoi subito guardare e prendere. E allora compriamo questo tagliandino e ci chiamano per andare a fare il provino. Andiamo a fare questo provino come ne abbiamo fatti tanti e ci presentiamo io e Miseferi e sapevamo che avevamo 3 minuti di tempo per fare tutto. Gli altri arrivavano lì e in 3 minuti non riuscivano a fare nulla, per cui suonava sta campanella, vum, e ti mandavano via. Io e Miseferi in 3 minuti ci siamo inventati un giochino, un valzer sotto, che abbiamo dato alla regia sta musichetta, e noi con tutte le voci dei personaggi dicevamo una sola cosa: tra qualche istante avrà inizio lo spettacolo del duo Battaglia e Miseferi, alternando le imitazioni. Le imitazioni, vari personaggi. Finite i 3 minuti, suona la campanella e si sente questa voce dall'alto: avete qualche altre cose da fare vedere? Era Pingitore. E lì siamo andati avanti, eccolo. E siamo andati avanti poi con altre imitazioni. E siccome tutti li facevano entrare in una stanzetta, no? E poi capivo che uscivano, e noi ci hanno detto dovete entrare in quella. Io gli disse a Miseferi: a Porta del Paradiso, quando ammazzano ribotti o ci hanno preso. Entrando di là invece c'era uno con la vecchia Polaroid, fum, ci fece una foto e ci disse, che poi scoprimmo che era l'assistente di Pingitore, figlio di Oreste Lionello, Fabio Luigi Lionello, e figlio dell'assistente, vi ha presi secondo me, ci disse questa cosa. Dopo ci contattarono, andammo a fare Stasera mi butto. Arrivammo in finale della trasmissione, che faceva 8-9 milioni di ascolto su Rai 2 in estate, e Pingitore, che era il regista e l'autore della trasmissione, ci portò poi al Bagaglino, dove debuttammo in teatro ad ottobre e in televisione a gennaio del 90, con la prima edizione in prima serata, che si chiamava Crencarame. Crencarame, avanti fino al 2009, insomma, sì, fino al 94 siamo rimasti in Rai, l'ultimo programma fu Bucce di Banana, dal 95 invece fino al 2009 a Mediaset. Fino al 2009 a Mediaset, esatto. Con il Bagaglino. Sì, poi io mi inventai il Bagaglino a mano, per cui la prima volta che il Bagaglino esce fuori dalle mura del teatro e andammo in giro a fare gli spettacoli con Oreste Lionello, Martufello, Carlo Frisi, Mario Zambra. Tra l'altro, Giacomo, vogliamo ricordare cos'è stato per gli italiani il Bagaglino? Loro lo sapranno, però ricordiamo, risparmiamo la mente. Bagaglino. È stato un programma dove io ho visto qualche immagine, non sono tante, perché pure Mediaset l'ha cacciato via dal proprio... No, il problema è lì è... Sono diritti. I diritti sono rimasti... Di Pingitore. Neanche a Pingitore, sono rimasti alla produzione, okay. Che era la dottoressa Rosa Pol, per cui i diritti sono rimasti a chi produceva il programma e lo vendeva a Mediaset. È stato un errore madornale questo. Purtroppo non abbiamo trovato delle immagini, perché avrei voluto mandare dei pezzi, però non ci sono. Molte immagini purtroppo. A memoria però dobbiamo ricordare che addirittura è salito sul palco Andreotti. Sì. C'è un programma comico, dove c'erano sketch comici, di prese in giro anche, perché assolutamente. Mi sa Oreste Lionello faceva Andreotti, no? Imitava Andreotti, e arriva in una puntata Andreotti in persona. Ma perché gli faceva comodo un po' a tutti quel programma, faceva 13 milioni di ascolti. Era una vetrina che rendeva simpatici i politici. Assolutamente sì. 32% della prima Repubblica ancora. Sì. No? Prima del, diciamo, prima, sì, del 94 fino al 93, e noi abbiamo fatto Saluti e Baci, che poi diventò la parodia di Tangentopoli, tanto che lo spettacolo teatrale si chiamava Tangent Instinct, e fu l'anno proprio di Pietro, della caduta della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista. L'anno invece dell'anno 91 fu l'anno invece ancora Andreotti era il grande pluripresidente, sì, il gobbo più dritto d'Italia, come lo definì io ho visto un po' il filmato che lì su internet si trova, di Pippo Franco emozionatissimo quando certo è salito sul palco. Tutti eravamo emozionati quando arrivò Andreotti.
in quel programma ho conosciuto tante persone. E stringere la mano ad Andreotti, no? tu dici, caspita, ma esiste veramente? Poi io lo immaginavo piccolino, invece no. Allora era ancora abbastanza dritto. Sì, sì, era sì, molto sveglio. Disse anche delle cose simpatiche, perché lì pensava... Lui era un uomo di spirito, no? Sì. Era lì a diventare Presidente della Repubblica. Lui disse, la mia aspirazione forse è quella di diventare Papa, ma non è vacante in questo momento il posto. Sì. Grande uomo di spirito. Grande. Noi ci dobbiamo fermare per questo break. Lo vuoi dare tu? Dai. Ci fermiamo per questo break. Anzi, brecchiamo. Brecchiamo. Eccoci rientrati in studio, Giacomo Battaglia, stavamo parlando del Bagaglino, eravamo arrivati al Bagaglino, programma storico. Quanto share faceva? O quanti, 14 milioni di ascolto, con uno share che variava dal 32 al 34% di share. 13 milioni, che adesso non fa nessuno. Non li fa più nessuno. Forse fa il Festival di Sanremo? Sì. Forse ci arriva? Ci arriva. Se torna Fiorello in televisione? No. Celentano forse? Ormai è difficile arrivare a quei numeri. E noi facevamo un programma rigorosamente in diretta, questo non lo sa nessuno. Era in diretta? Sì. Noi non registravamo. Io sempre pensato fosse registrato. No, noi non registravamo nulla. Noi eravamo lì pronti ad entrare in scena, con il copione avuto in mano il lunedì, per cui aggiornatissimo. Avevi 3 giorni di tempo per imparare a memoria, 3 giorni di tempo per fare l'interpretazione e poco. Neanche 48 ore per andare a provare le parrucche, i trucchi, perché tu vedevi i truccatori solo il giovedì, insieme ai quali poi decidevi come fare il trucco del personaggio. Quindi Giacomo, non sceglievate voi gli sketch da fare? Assolutamente. Era sempre Pingitore, Castellacci e poi anche Carla Vistarini. Quindi dicevano, voi dovete fare noi questo. Lunedì facevamo la lettura copione attorno al tavolo, il regista consegnava i copioni partendo dal primo attore per finire all'ultimo e poi anche agli altri collaboratori, dall'aiuto regista al microfonista e quant'altro. Quindi era molto teatrale, e no? Noi solamente, modus operandi del teatro praticamente si utilizzava, con l'aggiunta delle telecamere. Assolutamente, perfetto. Era questo. Noi avevamo anche l'immagine, l'abbiamo trovata, purtroppo noi filmato, proprio di Andreotti, insomma, per concludere. Sì, sì. Quella... La bocca della verità si chiamava questo momento. La bocca della verità. Sì, infatti c'era proprio la bocca della verità, metteva la mano dentro. Che non si chiudeva. Assolutamente. E in questa gag poi arrivò anche Oreste Lionello, chiaramente truccato. Sì, era truccato da Giulio Andreotti. Io vorrei mandare, così poi lo commentiamo insieme, vediamo, facciamo qualcosa di divertente, il filmato, invece questo è su Rai 1, sì? Trasmissione con Magalli, se non erro. Il premio Alighiero non schese, allora è. Esatto, vediamo un frammento. Mario Lino, come stai? Faccio finta di essere a Porta a Porta? Di Porta a Benissimo. Porta, e come per incanto, grazie ad alcuni straordinari emuli del grande Alighiero, anche voi entrerete a Porta a Porta. Buonasera e benvenuti a questa edizione speciale di Porta a Porta qui dal Palaveliero di San Giorgio a Cremano. Buonasera a tutti, benvenuti, eccoci qua. Una serata nella quale parleremo di televisione. Devo subito salutare il grande Giancarlo Magalli, che è qui con noi. Buonasera, benvenuto. E la signora Marolina Cannuri. Buonasera, benvenuta, perché gli ospiti sono tantissimi. Come al solito suona, santo Dio, il campanello di Porta a Porta e arriva il primo ospite. Eccolo qua. Buonasera. Ci mettiamo qua. Buonasera a lei. E benvenuto a Maurizio Mosca. Maurizio. Buonasera. Allora, che dire, siamo contenti che tu sei qui a Porta a Porta. Sì. Parliamo un po' di calcio. Sei arrivato qui, sappiamo che hai delle bombe, il campionato è iniziato, ma a gennaio ci saranno degli acquisti. Bombe micidiali, ma proprio delle bombe micidiali che riguardano una squadra che io ho a cuore, sì, e che deve tornare ai fasti di un tempo, il Napoli. Beh, sentiamo. Oh. Facciamo un applauso al Napoli. Il Napoli. Il presidente
De Laurentiis sì. vuole rinforzare l'attacco. Mi pare. Per cui comprerà una punta pesante. Sì. Molto pesante. Sì. Si tratta di un brasiliano più forte di Ronaldinho. Sì, più forte di Ronaldinho, si chiamava Machinho. Me la ricordo bene questa, me la ricordo bene, molto molto bene. Questa era San Giorgio al Cremano, fantastico. Sì, sì, premio Alighiero Noschese, divertente, molto infatti, molto divertente. Con Gigi Miseferi praticamente era una coppia, una delle prime coppie, insomma, prime... sì, diciamo di beh, di, c'erano sì. state le altre molto più... però del nord, perché spesso le coppie, le grandi coppie sono state del nord. Sì, sì, sì. sì Vado sì. a memoria, sono giovane, quindi... Però di solito erano sempre lombardi... Sì, Azzurri e Gaspare, Ricche e Gianni, nel periodo nostro, Gian, Cochi esatto. e Renato... Invece tu eccetera, sei una eccetera. Delle prime coppie del sud. Che altra coppia c'era del sud, comica? No, gli anni 80 no. Non c'era nessuno. No. Assolutamente. Infatti mi ricordavo bene. Sì, sì, sì. Si era spostata un po' la comicità sì, di coppia. Sì, sì, senza, sì, senza nominare i due mostri sacri, Franca e Ingrassia, ma vi parlo degli anni Ottanta. Parliamo no. Ed era anche difficile, perché i siciliani, i calabresi, no, difficilmente riescono a collaborare. E quello è il problema. Cioè, noi siamo qual proprio è stata la formula magica con Miseferi? La formula magica che ha Reggio Calabria... Che avremo anche qua, tra l'altro. E eravamo soltanto noi due a Reggio Calabria a fare questo lavoro. Per cui, sì, abbiamo fatto radio insieme ad altri amici e ci siamo incontrati proprio lì. Però in realtà... Voi in radio vi siete incontrati? Sì, ci siamo incontrati in radio, prima a Radio Libera Mediterranea e poi a Radio Touring 104, dove facevamo un programma I Cavalieri di Vittorio Veneto. Eravamo in cinque, c'erano anche Alfredo Auspici e Franco Polimeni, che adesso fanno Chisti Simu, da tanti anni il programma sulla regina, sì, e Gianni Federico, che fa l'attore prevalentemente in teatro. E con Gigi invece facevamo già i nostri spettacoli in giro, per cui con le imitazioni, quando ci siamo incontrati abbiamo unito in un unico contenitore, abbiamo messo in un unico contenitore il mio e il suo, e poi abbiamo scritto delle cose nostre, per cui continua ancora questa attività insieme. Poi continuate a collaborare assolutamente, insieme. Il cabaret solo insieme. Solo poi può capitare che magari faccio un film da solo io, lo fa lui, poi altre situazioni magari teatrali dove chiaramente non c'è spazio per il duo, ma se si parla di comicità assolutamente insieme. Sai che mi stai anzi stiamo preparando un bel lavoro teatrale, sì, dal titolo Dietro la porta. È la storia di due barboni che si ritrovano in paradiso, uno è morto, ne arriva un altro barbone da poco e scopre che questo è lì da 10 anni e ancora non lo hanno fatto entrare. Per cui lui pensa di arrivare in paradiso e di entrare subito, invece l'altro lo blocca e gli dice aspetta un attimo, non è che qua si entra, ogni tanto aprono la porta e ti fanno entrare. Tu da quanto tempo sei qui? 10 anni, caspita. E cominciano a raccontarsi e mentre si raccontano sta porta si apre ogni tanto e succedono delle cose. Quando lo farai questo spettacolo? Così lo diciamo? Dovremmo debuttare il 27 febbraio a Reggio Calabria, la notizia sarà ufficiale quindi tra il 2016. Una settimana, nel 2016. Sì. E poi a Roma diciamo subito dopo il 27 febbraio. A Roma. Mi raccomando, benissimo. Ricordati di avvisarmi. Assolutamente. Perché sto lì e quindi voglio venire a vedere questo spettacolo, perché già la storia mi piace, mi interessa. Io ti voglio fare una domanda che farò anche a lui. Sì. E, facciamo come, sai, queste televisioni. Sì. Capito? E, cosa odi di Miseferi e cosa ti lega profondamente a lui? Allora, mi lega profondamente a lui questa sua bontà che viene fuori in alcuni momenti anche di grande stress, di grande confusione. Cioè, lui ogni tanto litiga col mondo intero, no? Eccetera, eccetera. Poi si calma e diventa la persona più buona che tu abbia mai potuto conoscere. E riesce a farmi innervosire in alcuni momenti, soprattutto quando scriviamo, litighiamo tanto. Però in alcuni momenti riesce anche a calmarmi. Cioè, ieri sera temporale, poi abbiamo fatto uno spettacolo. Ieri sera abbiamo fatto uno spettacolo insieme e io ho detto una cosa prima di salire sul palco e lui mi ha detto non ne vale la pena, è l'ultima serata. No? E quello non ne vale la pena, l'ultima serata vuol dire finiamo e andiamo a mangiare i nostri spaghetti, cioè il tempo è andato. E mi ha calmato, cioè lo ha detto con un tono. Come riesce però spesso a farmi innervosire perché i toni sono diversi, per cui questa sua... Quindi che cosa odi di lui? Questa sua bontà, di lui odio quando corre in scena. Ah,
quando corre, sì, io, cioè, quando va velocemente, perché è preso dall'euforia, e c'è questo giochino che io gli appoggio la mano e col dito lo pungo dietro. E lui capisce il segnale che deve rallentare. Assolutamente sì. Quando comincia a correre in scena, certe volte lo vorrei ammazzare, però mi sei ferito. Ma perché soprattutto tu sei più lento, più posato, avete due caratteri diversi, in scena rientrano i vostri caratteri. Assolutamente, anche, no? Per come certo. Siete. Sì, sì, sì. Lui spesso è preso dall'euforia e allora... Si fa prendere dal pubblico. Sì, corre, quando facciamo cabaret. Teatralmente no, non succede. Ma quando facciamo cabaret sì, spesso corre e allora lo devo pungere da dietro. La puntura. La puntura. Da quanti anni che lavorate insieme? Dall'87. Dall'87. Siamo quasi ai 30. Giacomo, si diventa un po' famiglia, anzi non un po'. Ma è famiglia, certo, è chiaro. Lui chiamava i miei genitori mamma e papà, e la stessa cosa io facevo con i suoi genitori. Noi siamo stati tutta l'estate insieme, no? A casa anche di mia sorella, o se io sono a casa con sua moglie, lei dice io sono la moglie di Battaglia Miseferi. Sì, sai perché ti dico questo? Perché è famiglia. Io mi hai fatto una domanda. Certo. Ma è mio fratello. Ecco. È mio fratello in tutto e per tutto. Sai, nei momenti belli e nei momenti brutti. Nei momenti brutti si condivide tutto. Assolutamente. Certo. Ti ho fatto questa domanda perché mi ha colpito molto, no? Mesi fa, insomma, Zuzzurro e Gaspare, no? Grande sì. Coppia. Gaspare va via e Zuzzurro l'ho visto molto sconvolto, insomma, molto addolorato. Ma assolutamente, perché poi proprio si diventa famiglia, come hai detto tu, fratello, e sorella. E senti anche la necessità. Io e Gigi abbiamo abitato insieme a Roma anche per oltre 12 anni. Ah. E ogni tanto c'è anche questa esigenza di vivere insieme anche se non stiamo facendo lo spettacolo. Cioè, è capitato a Reggio Calabria, dove tutti e due abbiamo casa per fatti nostri, e lui è venuto a casa mia un pomeriggio e mi ha detto: ma io dormo qua, perché devo dormire da solo? Si sentiva l'esigenza di mangiare insieme, di fumare un sigaro insieme, bere anche un cognacchino, e magari parlando nascono anche le idee, le situazioni. Se no non puoi scrivere, cioè non può essere fatto tutto in maniera automatica. Domani ci incontriamo e scriviamo. Può anche non succedere nulla. Noi abbiamo anche questa grande fortuna di aver capito che ogni tanto dobbiamo stare, e tutti sanno che non devono disturbare. Ah. No? Cioè, io penso, l'altra sera il mio agente ha fatto questo, detto, siamo a casa mia, ci stiamo facendo una spaghettata e poi guardiamo la partita. E lui ha detto no, e allora fate con comodo. Secondo me lui ha capito che ci doveva lasciare un po' da soli. Perché mentre venivamo qui oggi commentando in macchina mi ha detto, avete fatto nello spettacolo due, tre cose. Secondo me lui ha capito che noi c'eravamo corretti su alcune cose, anche grazie a quella cena. Questo. Sono importanti. Come sembra stavo... tutto casuale, ma non c'è molto nulla. Lavoro dietro. C'è prima molto di lavoro. Ma adesso ne parliamo subito, perché stiamo andando in pubblicità nel break, l'ultimo, e poi abbiamo gli ultimi 12 minuti dove continuiamo. Dobbiamo parlare di tante altre cose fino ad arrivare al calcio. Nota dolente. Mi vuoi fare del male? Va bene. Lo so. Pubblicità, a tra poco. Noi anche in pubblicità continuiamo a parlare, perché Giacomo è un fiume in piena, ha tante cose da dire. A noi ci sono rimasti gli ultimi 12 minuti, quindi in 12 minuti dobbiamo dire più possibile ancora di quello che vuoi dire e delle tante curiosità che io ho su di te, ok? Va benissimo. Allora, noi abbiamo parlato della coppia con Miseferi, in pubblicità stavamo parlando di una cosa interessante che mi piaceva farla conoscere anche al pubblico. Stavamo parlando delle selezioni, ormai di questa facilità di salire su un palcoscenico, sì, ma non sì. Solo sul palcoscenico, quello che intendiamo noi teatrale, cinematografico, ma anche in una semplice selezione a scuola dei bambini per, non so, la squadra di calcio, la squadra di pallavolo. Perché? Cosa mi stavi dicendo tu? Perché le selezioni fatte a scuola vengono fatte in maniera, secondo me, sbagliata, spesso e volentieri, soprattutto per quanto riguarda il discorso dello spettacolo. Se tu devi selezionare a scuola degli atleti, perché devi fare la squadra di pallavolo, la squadra di pallamano, selezioni gli atleti più bravi e devi fare una squadra perché vuoi andare a vincere, vuoi andare a fare bella figura. Quando invece si selezionano, e soprattutto nelle scuole elementari e nelle scuole medie, questo viene fatto quasi ovunque,
dei ragazzi per delle commedie, per delle non lo so, per degli spettacoli canori, cioè, quello che sia, vengono presi tutti. E qui l'errore madornale: non tutti possono salire sul palcoscenico, non si può dare a tutti la possibilità di salire sul palco. Tu devi selezionare coloro che hanno le attitudini per, sì, verso il mondo dello spettacolo, che hanno un pizzico di arte dentro. Anzi, tante volte ho sentito gli insegnanti dire non posso tenerla da parte perché sennò poi i genitori mi dicono perché non l'hai messa da parte. Ma il genitore non ti dice se l'hai messo da parte perché non sa giocare a basket o a pallavolo. Non è una vetrina per tutti lo spettacolo, non tutti possono andare sul palco. Anche lì devi selezionare, cercando di capire quelli che sanno e quelli che non sanno recitare. Se tu vai a vedere, perché mi invitano spesso questi lavori che preparano, cioè sul palco mettono proprio quelli che sono sordi, che non ci riescono proprio. Dici, ma l'ho dovuto fare. No, stessa selezione come la fai nello sport, la fai nello spettacolo, se no crei danni. Crei danni anche al bambino, che capisce che non ce la fa e soffre, perché capiscono che magari l'altro è più bravo, anche se ha un piccolo ruolo. Danno anche i ruoli importanti, non dobbiamo dare il ruolo importante a chi non sa, perché così cresce, no, lo hai ammazzato. E questo è il guaio, è perché non si può fare tutto. Anche lo spettacolo ha delle regole precise, soprattutto il teatro. E l'accessibilità. Quindi, tutti diventano registi e tutti bravi. No, come l'insegnante di educazione fisica fa la selezione prendendo l'atleta più bravo anche per quanto spettacolo riguarda il teatro. Non è la recita, perché chi sa cantare va a cantare, chi sa recitare lo aiuti a recitare bene perché capisci che lo sa fare. Chi non lo sa fare, chiami i genitori, dice non ve la prendete, e farà un'altra cosa, forse diventa astronauta un altro anno, ingegnere nucleare, ma un teatrante non lo può fare. E basta. se per forza non si può. Ingegnere nucleare, astronauta oppure non si sa che di messia può essere. Pure. Assolutamente, anche. Giacomo, il PIF, che non PIF. È... non è il PIF. Cioè, PIF. No, il Palizzi, PIF. International Film Festival, nasce da un'idea nata quasi l'estate scorsa, non dico per caso, ma questa mia grande voglia di fare un festival, per cui ne avevo parlato anche con col mio impresario, il mio produttore Mimmo Porcino, e gli ho detto trova delle risorse, in qualche maniera mi devi produrre un festival del cinema. Poi incontrando invece Walter Scerbo, il sindaco di Palizzi, alla fine di un mio spettacolo mi parlava delle tartarughe caretta, sì, che vanno lì a depositare le uova e poi si schiudono e... Bellissimo, l'ho visto quest'anno, e c'è tra l'altro mi hanno detto che queste tartarughe che nascono poi ritorneranno nella loro vita lì a deporre le uova. Infatti, se poche si salvano, ma poche tornano lì a depositare le uova, che proprio bellissimo. In quei posti. Assolutamente. Una bella metafora. No? Non le devi disturbare, non le devi toccare, perché sennò poi perdono l'istinto a tornare in quel posto. E quest'anno le ho viste per la prima volta. E dissi al sindaco, ma perché non facciamo un festival del cinema e consegniamo il premio Caretta? E per cui, con l'aiuto del sindaco e con l'aiuto del mio produttore Mimmo Porcino, abbiamo fatto questa prima edizione. Sono soddisfattissimo. Abbiamo consegnato il premio Caretta, disegnato dal maestro Gerardo Sacco, che l'ha consegnato personalmente ad Luca Lionello, figlio di Oreste Lionello, cui questo grande legame, per cui Oreste è nato a Rodi da mamma turca e da papà padovano, ma poi venne in Calabria per 20 anni, per cui anche Luca è legato. Eccolo qua il anche premio, molto bello, molto molto il bello premio. E poi abbiamo avuto altri ospiti, abbiamo avuto Laszlo Barbi, il regista di Quel che resta sul terremoto del 1908, tratto dal libro di Fortunato Seminara Baracche e storie di un dissepolto di Michele Calauti, la moglie del sarto con Maria Grazia Cucinotta di Massimo Scaglione, e poi abbiamo avuto Il ragazzo di Calabria, interamente girato a Palizzi. Tre cortometraggi bellissimi, compreso Il volo di Wenders, e poi Rashid di Ciccio, e questa storia mi disturba assai, che è una parodia sull''Ndrangheta di Enzo Carone. Abbiamo avuto Nino Spirlì, che ha presentato il suo libro, è stato con noi nella prima serata, grande successo. Sei contento, sei felice di questo festival? Contentissimo, non vedi che non mi riesco a fermare. Tu, cioè, con altre persone, ma insomma... Sì, cioè, è una mia idea, devo dire che mi hanno appoggiato, ci dissero all'inizio siete dei pazzi furiosi, ma ce l'abbiamo fatta. Dalla grande follia poi nascono... Ma è un modo anche per portare...
per far conoscere anche quella. Il cinema, perché c'è tanto, viene dato tanto, io dico sì, va bene anche, ecco Garetta Garetta, va bene anche la musica popolare, tutto quello che sono le nostre tradizioni, ma noi abbiamo anche il cinema. Infatti tre ci film sono dei set girati in Calabria, naturali, cinematografici, dove si potrebbero fare film meravigliosi. Assolutamente. Cineturismo, bisogna ritornare. Proprio su questo, commission, perché abbiamo poco tempo, ti voglio chiedere. Cinema chiusi, non ci sono pochi. Sì. Teatri, ne abbiamo parlato, sì, chiusi. Ormai fare cultura qui, in questa terra, è diventato un'impresa titanica, difficilissimo. Se ti proponessero di fare l'assessore alla cultura della regione Calabria, sì, intanto accetteresti? Assolutamente sì. Conosco bene la Calabria, so cosa serve a questa terra. E che cosa faresti subito, dai? Ma intanto bisognerebbe controllare quanti teatri ci sono in questa terra, quali sono quelli funzionanti, quali sono quelli di proprietà dei comuni, quelli che sono di proprietà ancora delle chiese, e cercare di capire se c'è qualcuno che può fare veramente il direttore artistico in tutti questi luoghi di spettacolo. Poi cominciare a trovare i fondi per far vivere questi teatri in qualche modo, trovare fondi per fare cinema, ci sono sicuramente, ci saranno dei fondi europei, cioè inventarsi qualcosa, anche se magari i comuni non hanno soldi, le province stanno per chiudere, forse la regione non ha tanti fondi, ma secondo me ci sono dei fondi europei che possono essere, come dire, plasmati, lavorati, girati, inventiamoci quello che vogliamo e far funzionare sia il teatro che il cinema, far ripartire la film commission. Anche Giacomo, voi a Reggio avete un museo bellissimo, si possono legare tante cose. La film commission deve ripartire, perché sennò i produttori non vengono. Io posso dire, scrivendo un film al produttore, voglio girare in Calabria, ma il produttore va dove ci sono i soldi, cioè se la Puglia gli dà i soldi non gliene frega niente di quello che gli ho detto io, va dove c'è qualcuno che gli paga gli alberghi e i ristoranti, e questo è il ritorno. Tra l'altro hanno fatto anche dei bei progetti in Puglia, delle produzioni, quindi assolutamente non sono stati soldi spesi male, anche perché ci ha portato un indotto turistico. Avete fatto due puntate di Beautiful, cioè è una grande operazione nel mondo, cioè tutti hanno visto la Puglia. Nel festival l'innovazione che ho voluto portare è stata quella di proiettare i film alle 22:30, negli altri festival proiettano i film alle 21, quando la gente ancora sta mangiando, per cui non gliene importa niente il dibattito dopo e la consegna del premio. Tu devi fare il festival facendo un dibattito breve, ma devi far vedere il film alla gente, se noi che l'ho fatto a fare il festival solo per far fare la passerella all'attore, non serve a nulla, e far sì che il pubblico abbia ancora amore verso il cinema. Lo vedi in piazza oggi, poi magari me ne vado al cinema a vedere quello che succede nella stagione invernale. E per un altro anno, una serata interamente dedicata ai bambini con un cartone animato solo per loro. Bellissimo. Una serata di cinema solo per i bambini. Meraviglioso, Giacomo. Ci proviamo. Qua possiamo stare a parlare ore, mi sa, perché sei un fiume in piena, però tanto avremo modo di parlare ancora con te. E, andiamo, siccome sono rimasti pochi minuti, voglio andare su quel capitolo del calcio. Da l'ore. Mi mettete qualche immagine della regina intanto? Sì. Che adesso si chiama Reggio Calabria. Per poco, speriamo. Speriamo per poco. Questa qui con la sciarpa, ma mettetevi proprio lo stemma se ce l'abbiamo. E io voglio che introduci il tema della regina con un'imitazione, con Biscardi. No, facciamo, Biscardi. Entriamo con Biscardi nella regina e poi ti faccio Biscardi, qualche domanda. Biscardi, non me lo ricordo più Biscardi, bene, puntato speciale del processo del lunedì. Ecco gli articoli illo là, igli lì del codice di avviamento grammaticale. Questa regina non c'è più, o c'è di nuovo, e chi lo sa? Lo chiediamo a Lillo Foto, e che glielo dobbiamo chiedere. E a Mimmo Praticò, vabbè. A Mimmo Praticò, che adesso è il presidente, perché poi c'era Foti che ha lasciato. Ho lasciato, non me lo ricordo. Eccolo qua, sono ancora io il presidente. Muspardia, figlioli. Bellissimo negli ultimi tempi, no? Prima della domanda lui già partiva con ma io non l'ho fatta la domanda, ma arrivo prima. Grande tristezza, Giacomo. Grande tristezza, tu sei però un grande che cosa sportivo, dire. Tra l'altro sei stato anche a quelli che il calcio anni fa, quando noi era abbiamo in Serie fatto A, sì, gli inviati a quelli che il calcio per la regina, e poi nel programma di Biscardi, vabbè, questa è la curva, questa proprio è la curva in Serie A. E che dire a Lillo Foti? Lillo, grande Lillo, ci ha portato in Serie A, per cui sono stati degli anni bellissimi, abbiamo visto delle cose anche i giocatori importanti colorate, avuto importantissimi, c'è cioè, gente che poi ha giocato in nazione, questa è la squadra del primo anno, c'è Pirlo, c'è Possantini,
Sanzini, Baronio, Callon. Una squadra importante già il primo anno. Tra l'altro ha avuto Mazzarri come allenatore. Abbiamo avuto anche dei grandi allenatori. Siamo riusciti a vincere uno scudetto, perché per me quello era uno scudetto, partendo da meno 15, che poi fu ridotto a meno 11 con Mazzarri. Noi ci salvammo. È vero, per cui stagione, sinceramente nonna Maria, fantastica, la ricordiamo sempre con grande affetto. E perché sei arrivati, Giacomo, tu che conosci sicuramente la storia dall'interno, perché comunque sei molto vicino alla squadra, perché sei arrivati al non fallimento? Perché poi non c'è stato un fallimento. Calcisticamente il fallimento c'è stato, però la società è ancora in piedi. E appunto, dico, la società Regina esiste ancora. Regina Calcio esiste ancora. Sì. C'è stato un fallimento, poi vi hanno retrocesso in Serie D. E... Il titolo sportivo, cioè io credo che la nuova società, se ho ben capito, ha versato 300.000 euro a fondo perduto per Mimmo Pratico insieme ad altri soci, Nato Martino e gli altri, adesso non ricordo il nome, è ripartita dalla Serie D proprio per meriti sportivi legati anche alla città, a Reggio Calabria. Certo. Cosa è successo? È chiaro che la prima retrocessione dall'A alla B è stata un disastro, e in quell'anno sono stati spesi tantissimi soldi per l'immediato ritorno e questo non funzionò. Poi devo dire, ma questo è sempre un mio parere da tifoso che ama la sua squadra, siamo stati anche sfortunatissimi. Io dico sempre, se in quella semifinale del secondo anno di Serie B la Regina non prende gol al 93esimo a Novara, no, se quello tira altre 760 volte non segna, poi tutto quello che è successo prima, un'espulsione di un nostro calciatore che si poteva benissimo evitare, avevamo già vinto, noi avremmo vinto quella partita col Padova, saremmo tornati in Serie A e si parlava di altro in questo momento. La sfortuna, siamo stati fortunati in tante occasioni, in quella. Qui no, e anche l'anno dopo lì c'è un piccolo errore dal punto di vista sportivo, una decisione da non prendere, siamo sesti con Breda e lì mandano via Breda per far arrivare Gregucci e invece sono convinto, sesti eravamo ancora dentro, i playoff li avremmo fatti, per cui si rompono degli equilibri. Tante volte è meglio dire no a un calciatore e tenere l'allenatore. Ma è sempre il mio pensiero, È un tuo pensiero, però insomma condivisibile. Che i calciatori anche rompono parecchio. Assolutamente, sono lo spogliatoio. Possono far cambiare. Dicono spesso e volentieri o me o lui. Una volta è vero, specialmente nelle piccole realtà, ma anche nelle grandi società. Sì, ma anche nelle grandi società. Anche nelle grandi società. Secondo te ci sono i presupposti per un ritorno almeno in Serie B? Secondo me sì, Ciccio Gozza è bravissimo, non perché è mio amico, è stato anche grande calciatore. Fratellino più piccolo. Ciccio... Grande tiratore di punizioni, mi ricordo. Di sì, devi vedere il figlio come gioca. Pure il figlio. Sì, piccolino, già tira... Una piccola cozza. Una piccola cozza. Gli ho visto fare dei gol... campionati chiaramente Pulcini credo che siano. Martino ha fatto una bella squadra, Ciccio Gozza secondo me è un bravissimo allenatore, lo vediamo come studia, cioè sappiamo che studia, che noi amici lo vediamo studiare, la squadra c'è. Poi bisogna mettere un po' di ordine in tante cose, la Regina ha bisogno tempo, di un... Cioè è un progetto che sicuramente non è a brevissimo tempo. Nuovamente a Reggio Calabria eccetera eccetera, bisogna fare attenzione, anche un campionato molto molto difficile quello di Serie D, per cui fare attenzione a tante cose che stanno attorno al dilettantismo. Al dilettantismo, sì, ma ne abbiamo sentite tante anche nel professionismo, quindi... E io dico sempre, questa società ha versato 300.000 euro a fondo perduto, per cui bisogna salvaguardarla. Assolutamente. Perché sono soldi che non torneranno subito nelle casse di questi, nelle tasche di questi signori che le hanno messi. Sì, hanno per messo salvare di tasca loro una città, perché per poi cui, nel calcio... Sì, ecco, che stiano attenti anche nei grandi palazzi, no? Invece di andare a bere bottiglie di vino in giro, a pensare anche che... Non facciamo nomi, No, già. Assolutamente, tutti. Abbiamo capito però. Tutti, cioè dico io, voglio dire, però che si rendano conto che c'è gente che ci ha messo i soldi di tasca che non li ritorneranno almeno nel breve periodo. Assolutamente. Perché poi bisogna giocare sul campo, poi sì, perché è lì devi che aggiungere, si decide. Lì ti sei iscritto. E poi bisogna pagare i calciatori, fare la le squadra. Trasferte. Bisogna sperare che il campo dia ragione al progetto che si è fatto, quindi non è detto che si vada subito in Serie C. Assolutamente. Noi abbiamo sforato ampiamente. L'ultima cosa che ti voglio chiedere è se hai un sassolino nella scarpa, se lo vuoi cacciare via e poi chiudiamo.
Un sassolino nella scarpa, uno me lo sono tolto all'inizio. Non so, a Mediaset te lo vuoi mandare? No, a Mediaset no. Senza rancore? No, non, c'è, non mi viene niente. C'è, siamo partiti. Voi vi hanno chiuso senza preavviso. Tre puntate, dovevate fare quattro se non erro. Sì. L'ultima edizione, vi hanno chiuso senza dirvi nulla. Ve l'ha detto Pingitore, ma lui non era stato avvisato, cioè l'ha saputo. No, noi l'abbiamo saputo dalla pubblicità che da non uno andava. Spot. Cioè, noi abbiamo chiamato Pingitore che non sapeva niente, abbiamo detto guarda che qui stanno dicendo che stasera è l'ultima puntata. Per cui niente, dire che cioè, dopo di noi non è successo nulla. Questo è, cioè, anche le altre trasmissioni sono surrogati del bagaglino, quasi tutti copiano da noi. Anche lo stesso sì, sì. Tale quale sta prendendo gli imitatori. Ma la cosa strana, prima abbiamo visto il programma dedicato al Noschese. Sì. Noi, che siamo la nazione delle imitazioni, non possiamo andare a comprare un programma come Tale quale all'estero, credo dalla Spagna. Sì. Lo potevamo sì, fare sì, benissimo noi. Questo che si, dico. E niente, si ricorre autori sempre a prendere dei format. E chissà perché. Ma per chiudere, forse sono gli autori che non hanno più idee? Non, siamo non più li bravi. Fanno lavorare, ci non sono li fanno autori. Lavorare. Non li fanno, sono diventati scalettari. Ma io penso che ci sono degli autori che sanno fare benissimo delle cose. Forse conviene comprare. Beh, noi ce l'abbiamo qui a sud e ce lo teniamo stretto. Assolutamente. Che è un autore favoloso. Non c'è ombra di noi dubbio. Noi ci divertiamo su questo in questa TV. Senza ombra di dubbio. Senza guardare alle altre con più soldi. Noi facciamo il nostro e ci divertiamo. L'importante è fare bene, bene io dico. Esatto. Perché la televisione può morire da un momento all'altro perché i ragazzini stanno col telefonino in mano, guardano i filmati da YouTube. Se piacciono, arrivano fino alla fine, se no col ditino fanno così. È vero. Non c'è più il telecomando, c'è il ditino c'è sul il ditino, touch. C'è il ditino, sono tutti lì, guardano il filmato. Bello perché possono andare anche a trovare dei filmati vecchi come quelli che abbiamo visto ora. Certo. Cioè io di Techete in questa estate ha mandato di tutto di Battaglia Miseferi. Techete fa 4 milioni e mezzo di ascolto, Castrocaro ha fatto 2 milioni. Ci sarà un motivo, ci sarà un motivo. Allora che qualcuno si fermi, anche il Rai voglio dire, e che ci siano delle persone che gestiscono la televisione perché conoscono la televisione. La televisione. Poi ci sono altre persone che facevano altro e non possono imparare a fare la televisione, a prendere delle decisioni in breve tempo. In breve tempo. Questo è quanto. Giacomo, che dirti? Speriamo. Speriamo che cambino le cose. Io intanto ti ringrazio. Perché non devono cambiare? Devono cambiare. Sì. Ti ringrazio. Grazie per essere stato con noi, con me e con noi, con il nostro pubblico, a Gente da Sud. Hai squarciato la rete, ma ha voglia a te che l'hai fatto. Ti lasciamo andare nel tuo mondo, a continuare la tua grande carriera. Il tuo auguri per il tuo festival che arriverà alla seconda edizione. E vi inviteremo alla seconda edizione. Assolutamente dovremo venire con le nostre telecamere a riprendere il festival perché sicuramente sarà un successo. Che dirti? Ci vediamo alla prossima. Ci vediamo in teatro. Ci vediamo in teatro. Bravo. Dietro la porta. Ricordati, dietro la porta. Dietro la porta. Dietro la porta. Grazie ancora, noi vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata sempre con Gente da Sud.